L'indiscusso padre padrone per 30 anni della politica regionale Giorgio Oppi non potrà che essere orgoglioso di chi oggi ambisce alla sua successione. In realtà, per eguagliarlo, si sono dovuti associare Antonello Peru e Stefano Tunis per coprire con il loro potere alle urne l'intero territorio regionale, con l'eccezione della Gallura, che rimane un feudo di Forza Italia dove regna Settimo Nizzi. Il primo gestisce la nostra regione dal nord-ovest all'Oristanese, il secondo è attivo dal meridione al medio campidano e al Sulcis. I due, in occasione delle amministrative di sabato 8 e 9 giugno, si sono davvero superati, ma andiamo per ordine. A Cagliari sostengono la coalizione di centrodestra e la candidata sindaca Alessandra Zedda, con la piena adesione del sardista dimissionario Gianni Chessa, che presto potrebbe annunciare la propria adesione al progetto di Peru e Tunis. Per Palazzo Ducale si contrappongono al rettore Gavino Mariotti, indicato dalla coalizione di centrodestra, con la prevedibile adesione al progetto centrista che vede protagonista Nicola Lucchi, espressione della piena continuità politica con il sindaco uscente Nanni Campus. A Sassari godranno del sostegno anche del secondo consigliere regionale sardista dimissionario Piero Maieli. Ad Alghero la grande sorpresa per il matrimonio di interesse con il centro-sinistra ed il sostegno al candidato Raimondo Cacciotto, espresso da Alleanza Rossoverdi, che può vantare su una coalizione larghissima perché al suo fianco si schiereranno anche i riformatori catalani. Cosa è successo? I big dei riformatori della Riviera del Corallo, cappeggiati dal presidente della provincia Pietrino Fois e dall'avvocato Francesco Marinaro, che ha scelto di non candidarsi, si dissociano apertamente dalla leadership regionale, ma sarebbe meglio dire cagliaritana, del partito, e vanno per la loro strada in aperto contrasto con il candidato indicato da Fratelli d'Italia e Lega, l'ex sindaco per due mandati consecutivi Marco Tedde. In Sardegna i centristi sono sempre stati l'ago della bilancia ed infatti gli avvenimenti delle recenti regionali e delle prossime amministrative lo confermano.